Buonasera al pubblico di Imperia TV, ben ritrovati, speciale informazione con ospite ancora una volta Paolo Strescino. Paolo Strescino che abbiamo ospitato nell'ultimo periodo da assessore del comune di Imperia e Una adesso, volta. Strescino, sono arrivate queste dimissioni irrevocabili, che vuol dire che Paolo Strescino ha deciso di dare un taglio netto alla politica. Sindaco, assessore, sindaco. Poi vice sindaco, poi no, vice sindaco forse no, è Sì, stato anche, sì. anche vice sindaco, insomma un lungo periodo, sono quasi 20 anni più o meno in Sì, comune, in Imperia, a 20 anni direi, occhio e croce. sì. Sì, beh, la risposta è sì, perché credo, poi ovviamente chi ci ascolta, perché io ho letto, no, da ieri, più che leggere, mi chiamano i miei amici, mi dicono, ma hai visto cosa ha scritto questo, cosa ha scritto quell'altro? Sinceramente no, perché non è che mi interessi Scritto su più Facebook, su Facebook, cioè immagino. sì, perché è diventata la piattaforma degli opinion leader cittadini, no, Facebook. Quindi da lì lanciano i messaggi più disparati, no? Poi magari ci ritorniamo dopo su un altro tema, sulla vicenda Facebook e quant'altro. Ma al di là di questo, sì, perché credo che ci sia un momento per ogni cosa e sia giusto che la città venga governata con quanta più serenità possibile anche da altri. Ecco, però saranno almeno un paio di mesi, dire poco forse, che si parla di Strescino che se ne andrà, la crisi che si aprirà, ecco, da prima delle elezioni regionali. C'è nell'aria questa cosa e sembrava, in certi termini, almeno inizialmente, che questo addio di Strescino sarebbe stato un addio con il botto, nel senso, con delle recriminazioni magari anche pesanti nei confronti dell'amministrazione, del sindaco Capacci, quindi una sorta di bocciatura politica. E invece tutto questo non è stato. Sì. Paradossalmente, qualche critica da parte sua l'abbiamo sentita di più quando era dentro la giunta che non il giorno che ha deciso Beh, di lasciarla. sì, perché forse l'abbiamo detto anche ieri, insomma, sviluppando un po' il tema delle dimissioni, perché credo che chi sta dentro a un ambiente, qualsiasi esso sia, se quell'ambiente non è proprio tutto uniforme, è meglio, ecco, no? Perché se la si pensa tutti uguale, è un problema, in ogni cosa, credo. Devono pensarla in un certo modo quanti più possibile, ecco, non tutti, perché sennò facciamo un pasticcio. Infatti in questa città i pasticci se ne sono fatti a Questo vuol bizzeffe. dire che però Strescino non se ne va perché ha No, litigato con no, Capacci, no, sui politicamente pasticci parlando, voglio per dire parecchi, carità. io so che c'è qualcuno che è dotato di infallibilità, io ne ho fatti tanti, no, perché non è che siamo tutti nati imparati, non è che sono tutti bravissimi a fare gli assessori o i sindaci. Ognuno ha fatto la sua parte, poi la gente giudica e Si fortunatamente alle dice errare ultime. umano, perseverare diventa Esatto, diabolico, no, ma ecco. siccome le ultime elezioni comunali, no, quelle di 2 anni fa, non di 20 anni fa, in questa città sono risultato più votato, rimangono, per quanto mi riguarda, che è una cosa ormai del tutto personale, rimangono i dati e i risultati, se faccio un'analisi di questi 20 anni, di uno, io, che quando si è candidato, e si è sempre candidato, a differenza di tantissimi che occupavano le poltrone senza candidarsi, io perlomeno le poltrone ne ho occupate tantissime, ma me le sono guadagnate, in termini di preferenze. Questo tanto Fuori per essere chiari. discussione. Detto, tornando invece al tema più politico-amministrativo, che è quello dell'amministrazione Capacci, io ho, proprio per la non uniformità mentale, che non mi piace, o perlomeno considerando ognuno che dice quel che pensa, ho sempre detto quel che pensavo privatamente, personalmente al sindaco, piuttosto che durante le giunte, insieme ai colleghi, agli ex colleghi, oppure in maniera pubblica, laddove lo ritenevamo, perché io non è che mi muovevo o mi muovo, come ha detto qualcuno, no, sulla polemica recente di questi giorni, ah, se Strescino va via fa dimettere l'altra perché poi così il peso politico, il consigliere in più, il consigliere in meno. L'avremmo ragionata anche così, in tanti passaggi l'ho ragionata così, perché tutti la ragionano così, ok? Non è che bisogna fare sempre i due pesi e le due misure, no? Se lo faccio io va bene, se lo fanno gli altri non va bene, no? Le regole della politica Sono le regole sono della politica. quelle. Purtroppo le frizioni nascono forti quando gli attori non conoscono le regole della partita che giocano. Perché
Perché se un assessore salta, viene sfiduciato dal gruppo consiliare che lo sostiene. Si chiami essa X o Y e ne prende atto. Non è che può dire: no, ma io rimango a fare l'assessore perché sono la più brava di tutti. Forse sì, però i gruppi consiliari sono fatti di persone che quando pongono dei temi vanno rispettati, li deve rispettare il presunto leader di quel gruppo o gruppetto. E il sindaco deve sostanzialmente, no? Seppur nel pieno rispetto della legge e delle sue prerogative, valutare quello che gli viene proposto, no? Per sostenere la sua maggioranza. No, Beh, perché mi certo. sembra che ogni tanto io leggo delle cose, no, perché come io spesso con mio padre, magari quando chiacchieriamo un po', glielo dico, ma è inutile che la tua generazione, no? Venga a dire: ah, disgraziai. No, perché poi qualcuno ce l'avrà sempre mandata a governare, eh? Giusto? Non è che ci sono andati da soli. Chiunque essi fossero, mi spieghi, non ne faccio un discorso di destra, di sinistra, di centro, di sopra. Però queste sono Indubbiamente i regole. governanti se li scelgono i cittadini, Ecco, questo è fuori esatto, discussione. perfetto. Quindi no, è inutile poi dire: ah, ma per 40 Quasi anni. sempre, perlomeno, via, Sì, ma perché adesso è un po' che in Italia non se si vota. guardiamo l'attuale governo è già un Sì, po' discutibile questo ragionamento. è parecchio discutibile, ma questo è un altro Ma tema questo è un altro che tema che è ci meglio faremo lasciar al parco, si farà. perdere. Però insomma questo è il dato, no? Questo è il dato. Allo stesso tempo leggo, vedo o mi dicono commenti, insomma valutazioni, dove sempre di più, nonostante ieri, no? Mi pare ieri di aver, se non con qualche appunto più personale, no? E doveroso da parte mia, magari poi rifaccio pure. Però di non avere, no? Esternato in maniera violenta. Salvo ovviamente su temi che vanno, vuol dire, su cui bisogna difendersi in maniera altrettanto dura di quanto si viene aggrediti, No, ma però infatti quello che volevo dire è lì si finisce. che in sostanza non c'è questa frattura politica che ci si poteva aspettare, non c'è questa rottura fra Strescino, No, ecco, l'attuale io maggioranza, col sindaco, non cioè, volevo deviare non la c'è, ecco, risposta, il succo è questo, che non c'è un motivo politico, cioè, no. No, almeno, il motivo anche per poi, andare a cercare, mi no, pare ma il che. motivo, siccome poi ieri il sindaco in un'intervista, no, a me l'ha detto in macchina durante un trasferimento senza dirmi poi l'oggetto vero, quando ha detto: ma no, farà commissario di qualcosa, ok? E qualcuno ha già detto che Strescino, Capaci prenderà Strescino e lo metterà come commissario della piscina. Sì, Giusto, giusto ecco, perché bravo, lei con la sì. piscina rapporti No, ma idilliaci il con la problema. Rivante, Il problema, figuriamoci. gratuitamente, Sì, sottolineato, gratuitamente, ecco, per no, carità, perché poi, allora, gratuitamente, ecco, beh, anche perché non sarebbe possibile no, un'altra ma cosa, cioè poi sarebbe un po', insomma, sarebbe un po' naif. Strescino si dimette da assessore, lascia lo stipendio all'assessore e poi rientra dalla finestra, insomma, mi pare un po', Beh, io direi, no? Ma siccome però, bravo, siccome questo è un punto che però, sempre tra gli opinion leader di Facebook, no? Gente che peraltro neanche conosco, perché mi dicono dei nomi che dico: ma io questi qua chi sono, no? Cioè, una ieri sera mi ha detto, ha scritto: ah, sì, è vero, Stescino si è di nuovo dimesso. Basta vedere le motivazioni con cui si è dimesso da sindaco durante la questione del porto. Ma dico, scusate, no, ma qui, cioè, mi sono dimesso io da sindaco? O si sono Lei dimessi gli no, altri? Ah, ecco, meno male, è stato no? dimesso Oh, ecco, dalla per fare famosa presa di ecco, posizione per fare della vecchia maggioranza e opposizione della scorsa Esatto, volta. perfetto. Per fare quella Si sono genialata dimessi tutti gli altri, assoluta, veramente. esatto, Ecco, a quel punto lì va a casa il per fare sindaco. quella genialata assoluta del commissariamento del comune, no, che è stata una roba che proprio già se la Ma città. ritorniamo in un capitolo di No, ma non è un fuoco capitolo, che. no, Cioè, io dico solo: ma sì, ma certo. Però vedi, ma non è che sono tanti anni fa, eh. No, no, Qui no. sembra passato un secolo. Sono passati due, Capace è sindaco da 3 anni, sì, due 2 anni di Capaci, è stato il anni, eh. commissariamento, 3 anni forse, tre Quindi annetti più o quella meno. fu una genialata davvero, perché poi io l'ho già detto più volte, no, avessi voluto, ho pensato di rifare il sindaco, probabilmente mi sarei ricandidato, se avessi avuto la velleità di, credo, non di fare il sindaco ombra di Capacci, che era una stupidaggine colossale, è sempre stata una stupidaggine colossale. Però non c'è, secondo me, in questa fase, proprio perché mi si caricava di una, tra virgolette, responsabilità, con le mie eventuali dimissioni, a seconda del momento, perché è evidente che se io mi fossi dimesso prima delle regionali,
dove la mia decisione era già maturata e con il sindaco ne avevo già parlato, così come col gruppo consigliare che mi ha sostenuto. L'interpretazione politica del gesto sarebbe stata indubbiamente più forte. Esatto. E allora, bravo. E siccome io tutto ho voglia, tranne che andare sui giornali con le foto, non l'ho già detto anche ai suoi colleghi, secondo lei io avrei fatto un pasticcio di quel genere mettendo a rischio l'amministrazione comunale della città? Perché o mi si carica di un potere forse un filino troppo elevato, perché conto uno io e non conto 20, ok? Quindi era comunque fuori portata. Però qualcuno ne potrebbe dire che l'altra volta l'ha messa a rischio l'amministrazione, che infatti poi è caduta, perché dalla sera alla mattina congelare tutta la giunta, tutto quel famoso bailam, eccetera. Vabbè, ma ci sono motivazioni e motivazioni. Era un momento diverso. Non è che se Strescino si arrabbia o si nervosisce su alcuni punti amministrativi fa cadere il comune, perché allora diventa un problema. No, perché... Ecco, no, è un problema, era prima quando è successo quello. Chiaro, mi spiego? Il discorso è diverso. Diciamo che erano due momenti differenti, molto diversi, una situazione molto completamente diversa e con implicazioni anche personali diverse. Ma allora il punto è: oggi Paolo Strescino se ne va esclusivamente perché c'ha l'azienda di famiglia sulle spalle, ha problemi suoi, ha da pensare sorella. Alla sua vita insieme alla sua sorella, ci mancherebbe, senza nulla togliere. Ma voglio dire, la scelta è per quella roba lì? Io cosa devo fare? No, io devo fare come giusto che sia, che ne dica chiunque, perché guardi, a me me ne interessava poco prima, quando ero tra virgolette un uomo pubblico, si figuri adesso che non lo sono più, ma a me del giudizio altrui, no, uno può dire ah sì perché poi fa, perché poi vorrebbe fare, no, grazie, abbiamo già dato. Ci sono delle priorità nei momenti di ognuno, dell'esistenza di ognuno. Quindi non è neanche uno smarcarsi da una situazione che è comunque un po' particolare, può essere politicamente anche scomoda perché non si capisce più chi è di destra, chi è di sinistra. Quella la è a prescindere. E dire sì, ma anche magari dire adesso mi levo dalle scatole, me ne sto bravo un annetto, due, e poi chissà, magari ricambiano i tempi. Sinceramente non saprei, prima devo mettere a posto un po' di questioni. Quindi prima casa, diciamo, casa, lavoro, famiglia, eccetera, eccetera. Quello certo, è. Assolutamente. E quindi vi lasciate col sorriso, insomma, con Capacci. Anche se gli appunti lei gliel'ha fatti, però. Certo, gliel'ho fatti, ci mancherebbe. Una persona che ritengo un mio amico. Perché due anni fa Dico il classico, ma questo è tipico italiano. Fratelli d'Italia, voglio dire, che è in opposizione. Io ho visto un comunicato dove ha detto, adesso non ricordo i termini esatti, però indica Strescino come la colonna del comune, della giunta. Dice Strescino se ne va, forse è il caso che anche Capacci capisca che è ora di fare le valigie, no? Quindi l'ha indicata un po' come la colonna del comune. Questo li ringrazio, ma mi pare del tutto esagerato. Guardi Pomati, ognuno fa la sua parte. Quindi secondo lei Capacci è giusto che vada avanti, che ci mancherebbe, penseremmo mica. Io mi auguro, ma veramente lo dico di cuore, ma da cittadino ormai, che qualcheduno non pensi per caso di far cadere l'amministrazione, perché mandare un commissario in peri adesso, cioè ci sarebbe da andare a scendere per la strada come cittadini, no? Perché allora lì passeremmo dall'irresponsabilità al quadrato, cioè è già stato fatto una volta, almeno questa schifezza risparmiatecela. Poi se l'amministrazione è, a prescindere da Strescino, in oggettiva difficoltà, perché è una giunta nuova, perché è una giunta forse un po' troppo politicizzata, no? Perché Capacci nasce come sindaco libero al di là dei partiti. Ecco, forse questa cosa è mancata, anzi si è atrofizzata un po' troppo dal mio punto di vista, e io sono stato uno che l'ha fatta la politica all'interno del comune, non è che non l'ho fatta, certo, in questi ultimi due anni. Poca, molto meno del solito, molto meno del solito, perché avevo già altre questioni da fare, insomma. Però detto questo, credo che si debba lasciare un minimo di tempo, perché se oggi, o perlomeno chi dice oggi, la città è sporca, la città fa schifo, che è vero, i cassonetti non li svuotano, è vero, i marciapiedi sono lerci, è vero, c'è l'erba alta per le strade, è vero,
È altrettanto vero che nel capitolato di gara, quindi nell'appalto, non c'è certo scritto che la Tradeco non debba non tagliare l'erba, non debba non lavare i marciapiedi, non debba non svuotare i cassonetti la domenica, perché quella tra l'altro l'ha fatta il commissario, non è per quello che dico che è stata una roba geniale mettere il commissario, perché ha tolto il servizio domenicale, non l'ha tolto Capaccio Strescino, o non è ce lo siamo dimenticato di scrivere, no, l'ha tolto il commissario. Sindaco Capaci, questa amministrazione ha una pila di contestazioni alla Tradeco, perché quelli sono gli strumenti della pubblica amministrazione, basta. Quell'appalto l'hanno fatto, l'abbiamo fatto, l'assessore era del PDL, è stata votata da tutti, lo ridico per la centesima volta, no, perché sta cosa però sembra che, no, che sembra che basta dire ognuno, siamo sempre no. No, in un paese libero, fortunatamente, dove ognuno esprime la propria opinione, ma le opinioni devono essere supportate dalla verità, no, dal vero. Cioè uno non può dire le cose come gli capitano, eh? Cioè bisogna dire queste cose qua. L'appalto l'hanno votato 38 comuni, 36 credo all'unanimità. 35. Va bene, no, ecco, 35. l'80-90% dei comuni, cioè, all'unanimità, di destra, di sinistra e tutti chi ce n'è, allora, leghisti, non leghisti, forzisti, democristiani, comuni, tutti. Evidentemente ci sarà stato pur qualcosa di buono? Sì, il problema è che non ha funzionato, allora, diciamola chiaro, non ha funzionato, questo però è ovvio. Fu assegnato, è noto, è arcinoto, perché partecipò solo la Tradeco e quella gara non si poteva fermare, perché io avessi per un mio sghiribizzo, no? Non consentito l'apertura di quella busta, ho fermato la gara. Beh, l'assegnazione però se non erro la fece il commissario. Certo che la fece il commissario. Ma meno male che lo dice lei, sì. Ma la fece il commissario, l'avrebbe fatta qualunque sindaco, no? Perché non è che tu puoi dire io a quelli non li do l'affidamento perché non mi sono simpatico. Io su questo però ho sempre avuto da ridire una cosa, un appalto da 90 milioni di euro, questo è quello di cui stiamo parlando, 35 comuni per la raccolta dei rifiuti, lo spazzamento, il mantenimento, appalto da 90 milioni di euro. Io voglio dire, da cittadino che magari non conoscerà perfettamente fino in fondo le regole della pubblica amministrazione, ma io una gara da 90 milioni di euro, vedo un'offerta sola e dico, signore, qui c'è qualcosa che non va. Io sono andato dal prefetto. Perché 90 milioni di euro non ci... cioè, Pomacchi. Con la richiesta di lavoro che c'è, Pomacchi, in Italia non c'è un'azienda, non ci guardi, sono altre aziende che arrivano. Le dico questo, la sua, sua domanda più che legittima è la stessa domanda che ci siamo fatti l'assessore Amoretti all'epoca, e il sottoscritto. No, ho detto, ma prefetto, valutazione, no? Verifiche, quelle che dovevano essere fatte, e non si poteva non assegnare, perché sennò il sindaco, allora io, cosa, dove non sarei andato? Esiste una Pomacchi, clausola che in qualunque momento la pubblica amministrazione può decidere di stoppare l'appalto, di non arrivare fino in fondo. Io so che in molte offerte di appalti c'è questa Pomacchi, clausola. Pomacchi. Lei ha detto una cosa importante, in quel lasso di tempo chi ha assegnato? Sì, poi è arrivato il commissario. E vabbè, ho capito, io non c'ero più. Ma non perché io voglia disconoscere, Pomacchi, ma io non perché voglia disconoscere e dire adesso non ho fatto niente. Io sono sempre stato uno, guardi, mi sono sempre preso le mie responsabilità. Carità. Quello che ho fatto, io quando dovevo dire delle cose andavo in consiglio comunale e dicevo davanti a tutti, o venivo qua o andavo da altre parti. Sì. E quello che dicevo privatamente lo dicevo in televisione, magari in maniera meno colorita, questo senza dubbio, però questo era, no? Per contro, però vedo che tutti parlano dell'appalto Tradeco, secondo me, senza saperne niente. Niente, o quasi niente, qualcuno ci sarà, no? Che c'è qualcuno di quelli che hanno frequentato il Consiglio Comunale, non da consiglieri, no? Persone, cittadini, no? Che sicuramente i temi li hanno approfonditi. Però, insomma, ci sono state tante cose, la questione dell'acqua pubblica, adesso, no? Adesso Riviera Acque, Amat, cioè sono questi i temi importanti che passano sotto traccia, incredibilmente. Il depuratore, il museo navale che l'avete fatto vedere, allora, a che punto, no, ecco, siamo. Il museo navale, cioè il depuratore, vogliamo dire, no? Cioè, ne vogliamo, devo parlare, non lo so, perché qui sembra che tutto sia avvenuto. Il depuratore per caso è stato, diciamo, una delle cose di Imperia che gli anziani in dialetto direbbero la foa dube stento, nel senso, esatto, no? quelle cose che durano all'infinito, e anche il depuratore. Però almeno l'abbiamo acceso, il nostro depuratore. Sì, per tra l'altro fortuna c'è ancora anche un contenzioso con la ditta. Sì, che però, è un caos, ma quelle però sono
sono dinamiche legate al contratto, Certo, indubbiamente. alla gara addirittura, quindi si perdono nella notte dei tempi, Fuori però di dubbio, per fuori ora di dubbio, niente da il dire. TAR ha dato ragione all'amministrazione, cioè. Ma non si sono mica fatte da sole. Poi ognuno può dire quel che gli pare, gli ha fatti arrivare questo, quello, sempre questo, e va bene, no? Ma è uguale, no? Io so quello che in tante cose, il ruolo che ho svolto, quello che ho fatto, così come ad esempio, no, sulla Rari, per dirne una. Sulla Rari, Rari, Nantes, Rari Nantes, sulla Rari quella roba Nantes lì. che cosa? No, siccome ieri l'abbiamo detto, però ho visto che insomma, poi in tutto il bailamme, io adesso non l'ho portata, no, per fare meno coreografia. Però ricollegandomi al ragionamento che facevamo prima, no, sugli opinionisti, no, che parlano, vorrei usare un termine anche un po' più forte, ma non lo uso perché siamo in televisione. Comunque dicono qualsiasi cosa liberamente, no? Forse perché nascondendosi dietro un computer o una tastiera, poi matti è facile dire le cose, no? Perché io vedo gli stessi per la strada, poverini, che abbassano la testa e cambiano tragitto, no? Io le persone, guardi, le posso guardare tutte in faccia, tutte negli occhi, chiunque. Qualcun altro, per fortuna, quando mi incontra, ha buon gusto di abbassare la faccia e girarsi. Ma detto questo, c'è stato un signore, no? Che in questi giorni, proprio per la questione Rari Nantes, ha scritto addirittura Pomati. E io lì mi domando, no? Allora se vale la pena svolgere o non svolgere un ruolo pubblico, ad esempio, dove scrive, linkando una brillantissima intervista svolta qua dal presidente Ramone. Per TV finisce sempre di mezzo, Sì, no, in un vabbè, ma modo o era qua. nell'altro. No, ma Io scherzo, dico no, solo, vabbè. no, che quando ad esempio, no, se un commercialista dice in televisione, ma sì, ma il contributo della Strescino, no? Perché parlano liberamente di soldi di altri. No, magari la Sì, cosa. qui il Ecco, riferimento è la cifra, i famosi no? 5.000 euro che la Strescino SRL, che è l'azienda di suo padre, adesso siete lei e sua sorella a guidarla, ha versato alla Rari Nantes come Sì, sponsorizzazione. ecco, solo che forse, non so se è distratto come professionista, come presidente, non lo so, però quei 5.000 vanno Ramone solo disse che sulla nel squadra, bilancio no? complessivo di tutta la Rari Ecco, ma io i i soldi, 5.000 euro sì, rappresentavano ma i una. soldi infatti erano, non a caso la squadra femminile ha un conto a parte, no? Quindi Per non evitare erano per pasticci. tutta la Rari, ma per la squadra, una Ma sponsorizzazione alla certo, squadra come tutte le femminile. sponsorizzazioni, scusi, ma chi è che gli altri, cioè non so. Sì, no, si Cioè, tolta la sponsorizzano squadra, uno una squadra. sponsorizza la Rari Nantes così. Ah, No, ma per non lo carità, so. certo, la No. sponsorizzazione era per la squadra Cioè, io davo i femminile, ma soldi così per gusto. non credo. Ecco. Comunque, detto questo, che non è riferito, quindi non è lo 0,5, ma è lo stesso, adesso andiamo a cavillare. Io cavillo invece quando quei 5.000 sono moltissimi rispetto a quelli che non ci mettono niente, i miei personali, personali, eh. So che è antipatico dirlo, Pomati, ma visto che sono venuti a me, alla mia famiglia, a mia sorella, alla ditta di famiglia, i conti li hanno, no, ben esposti, quindi io mi ritengo libero più o meno su certe cose di poter dire. Ecco, quando glieli do anche dei miei di tasca, ok, presi dal mio conto personale, credo che queste persone dovrebbero avere almeno, se non li disturba troppo, il buon gusto di ringraziare. Non solo il sottoscritto, ma io ho sentito anche molto poco ringraziare gli altri sponsor. Che chi più, chi meno, chi 1.000, chi 1.500, chi 500, chi 350, chi 200, chi 10.000, chi 15.000, chi 20, li hanno messi. Quelli che chiacchierano, no? Tutti quelli che in questi giorni hanno pontificato, Anche su Facebook, anche su Facebook, certo, uno, ecco, lo dico che poi mi dimentico, uno si becca finalmente, perché è stato quello che poi le pagherà per tutti, purtroppo. No, poi c'è tipo il Durbecco che si inventa la testata e va bene, no? Questo vuoi fare? Cioè, sono fatti così. Ad esempio, però, c'è il medico che ha firmato il referto, no? Della testata che non c'è. qui non c'entra la Rari Nantes, qui siamo tornati alla No, campagna no, elettorale. io no, non torno a quello. Io torno ai fatti, che sono tutti gli stessi, no? Che ci sono persone che dicono scientificamente, no? Delle bugie, delle falsità. Questo signore collegato alla Rari, che Strescino era insolvente. Okay? Allora, siccome
Cioè, in un commento su Facebook un signore ha detto la Strecino Paolo, la Strecino Strecino vale per è tutti, è stato sfortunato perché vale per tutti, eh beh, sì, ci ha beccato l'azienda si tutti, chiama Strecino e ecco, quindi ci ha beccato pure tutti, no? Anche mia sorella non è felicissima parlato di questa cosa, beh, perché soprattutto per chi lavora a Pomati, lei capisce, poi capisco che questi non lavorano perché non fanno niente, è un'azienda che non dà no, ma tra l'altro, garanzie di solidità economica ecco, in un periodo così no, ma capisce che se poi io, ecco, pesantina, via, mettiamola così, è un termine poco felice. Io direi, fortunatamente, insomma, in città almeno sul tema, credo che la questione di famiglia o aziendale sia assolutamente inattaccabile, ma mi preme sottolinearlo al signore in oggetto, renderemo conto in tribunale e quindi purtroppo caricheremo, no? Evidentemente tutta una situazione di personaggi, no? Che a comando, come è sempre stato in questa città, insultano, pontificano, danno giudizi, quando invece magari se guardassero la loro storia personale, a quello che hanno saputo distruggere, no? Dal punto di vista imprenditoriale, e in Imperia ce ne sono tanti, cioè l'azienda di famiglia mia è stata colpita direttamente, eh? Non è che qui sono tutti gli imprenditori, sono tutti i numeri uno in questa città, eh? Ci sono quelli bravi, voi siete secondo me tra quelli bravi perché i tuoi, no? Datori di Non io, ma lavoro. Zunino. No, perché occupano Certo. delle persone, gli garantiscono uno stipendio, Certo. ok? Ecco, questi secondo me sono gli imprenditori, quelli che vanno avanti a botte di finanziamenti piuttosto che a piantare debiti ad altre aziende del territorio, devono avere il buon gusto, secondo me, di dire a quelli che fanno parlare che tacessero, perché poi si sconfina purtroppo Pomati nelle cose antipatiche e io adesso che sono un privato cittadino, le cose antipatiche le affronto in maniera molto diversa che non quando ero, come dicevo prima, tra virgolette, un personaggio pubblico e quindi dovevo necessariamente, cosa che ho fatto più di una volta, tapparmi la bocca. Stavolta, fortunatamente, no. Ci fermiamo qui per oggi, ci rivedremo. Come andrà questa storia? Che succederà? Per un bel po' non credo, un bel po'. Questo titolo di commissario gratuito, chissà per che cosa. Adesso Ma non lo so, adesso ci. Paolo Strescino ha altro a cui pensare, confermo. Assolutamente, assolutamente. Poi guardi, io credo che l'impegno di ognuno, se è gratuito, spero che nessuno abbia niente da ridire. Nel caso, io non so Guarda, neanche di cosa a parliamo. proposito di società sportive, un impegno gratuito le rimane, perché anche il presidente della Maurina volle, io sbaglio. Sì, beh, sì, da qualche anno. Beh, quello è un bel. Siamo, beh, sono Non abbiamo mai presidente, parlato, non si è sì, mai quasi siamo detto almeno. main sponsor, diciamo così. Però quello è un gruppo bello, è un bel gruppo di ragazze, giovani. Non vi siete litigati come con la Rari, via. E no, perché lì il presidente sono io, mi litigo da solo. Ah, ecco. Fortunatamente là no, e non sono neanche miei amici, ci tengo a sottolinearlo. Perché poi bisogna vedere, visto che tutto questo cancan, che la squadra femminile, no, di cui si è tanto parlato, è secondo me la punta dell'iceberg di un problema, di un atteggiamento, di un comportamento, di un'impostazione sportiva e aziendale, perché la piscina è un'azienda. 1.200.000 euro di giro, ecco, io quindi mi preoccupo, posso preoccuparmi da cittadino. Se persone in cui non ho la benché minima fiducia, elette democraticamente da una Tra l'altro su famiglia. questo c'è anche una verifica in corso aperta dal segretario E no, vabbè, ma io mi comunale che preoccupo, parte anni addietro, da 9 anni eh. arrivare, Ma ti 9-10 anni fino ad posso arrivare preoccupare? avanti. Mio figlio va in piscina, posso preoccuparmi che sia tutto a posto? Che No, non gli vabbè, cada qualcosa sulla testa? problema. O Sì, no? spero che non ci sia questo E problema, non lo so io, me boh. lo auguro Io tanto. per quanto ne so neanche, non faccio ingegnere, non faccio geometra, non lo so. Boh, però questo è il dato, no? La Maurina invece secondo me vede una società che è stata risanata, grazie non solo a me, anzi, grazie a un consiglio di persone, di appassionati, di persone che mettono mano al portafogli direttamente con i loro soldi, come deve essere una società sportiva. Perché tutte le società sportive di Imperia e d'Italia sono così, a parte una che non dico qual è. Però alla Maurina noi abbiamo risanato un debito importante, abbiamo vinto due campionati consecutivi, abbiamo tantissime bambine, siamo presenti all'EduCamp, grazie ai tecnici straordinari. È E una allora squadra, è una Paolo bella Strescino lo squadra. intervisteremo come presidente della Maurina, via, No, poi le interviste vedremo. le faccio fare al vice, che è più così.
Grazie, grazie a Paolo Strescino e al pubblico che ci ha seguiti fin qui. Un arrivederci e una buona serata.